Buongiorno, allora, ho dei capelli osceni oggi, li ho asciugati veramente di merda ieri in palestra, ma per il momento copriamo con la mitica fascia che è tornata in mio possesso, nel senso che per il momento il beauty è tornato a casa e vado a fare un trucco per devo uscire stamattina, vado da Sephora, vado a farmi un giretto non in centro, ma in quello che c'è qui a Bologna a Casalecchio. Intanto che vado in riunione, ok. Perché ieri mi hanno dato l'auto sostitutiva dal carrozziere, perché ho capito che sarà una cosa lunghetta da sistemare. Per fortuna aveva quest'auto e almeno mi ha reso un attimino più indipendente, perché passare le ferie a piedi è veramente una cosa. Perché il mio ragazzo lavora, quindi durante la settimana insomma, qualsiasi cosa voglia fare mi devo arrangiare. Vabbè che sì, nella maggior parte dei posti a Bologna ci si arriva con l'autobus senza problemi, però perché non è più abituata con l'autobus. Sto mettendo l'ombretto di Essence, quello mio solito, nella palpebra fissa. Vorrei provare gli ombretti oggi, vediamo. Nella mia testa ho in mente un trucco, vediamo cosa viene fuori. Intanto Zoe è entrata nella lettiera. Quindi vado da Sephora sperando di non trovare troppe novità. Ovviamente sto andando per quello, ma sto andando anche perché uno di voi mi ha detto che le matite di Sephora per sopracciglia sono molto buone. Allora, per curiosità, in effetti non ci ho mai pensato di andare a vedere lì, visto tutti i marchi che hanno, per vedere se c'è qualcosa come colore si possa adattare meglio. Io non credo, difficilmente, però vediamo, per curiosità, non volevo arrendermi all'ordinarla da lì da internet, di qualche marchio da internet, però mi sa che andrà a finire così. In realtà mi aveva scritto un sito, si chiama Pure Derm, perché ho visto che già vari youtuber hanno avuto collaborazioni con loro, e siccome tra i prodotti che avevo segnalato di mio interesse c'era un prodotto per sopracciglia della Christian, che lo vedo sempre al Cosmo, prof, sto marchio, per cui quando l'ho visto mi si è accesa la lampadina, e ce n'era uno proprio, era una polvere tipo proprio che sembrava perlomeno del colore rossiccio. Ho detto vai, dai, così non c'è bisogno di comprarmelo, non ci sono fatti più vivi, questi sono piccoli retroscena youtubeschi. Allora, vado a. Intanto ho già fatto le sopracciglia con la matita di Pupa. Non so se dopo, probabilmente dopo ci metterò un ombretto sopra, non lo so. Vediamo nell'insieme poi con il trucco finito cosa viene fuori. Cosa faccio? Non lo so, sapete? Mi sa che mi sono scordata. Ah no, vabbè, metto questo. Mettiamo sotto l'arcata nell'angolo interno questo ombretto di Wet n Wild, che non vi ho fatto vedere, ma l'ho preso da un po'. È sotto consiglio di Giulia Cova, che si chiama Crème Brûlée, che è questo panna carino, ma me l'avevano suggerito un po' come surrogato del panna opaco di Kiko della palette, che mi piace tanto, ma c'entra niente. È carino perché è molto piccolo, quindi mi va bene come ombretto singolo. Va bello, è carino, è carino perché è un effetto naturale, però non ha niente a che vedere con quello, ecco. Quello è molto più intenso, più potente. Quando Zoe finirà di scavare, magari. Allora, intanto ho le mani distrutte. Qua mi sono tagliata ieri con la lametta mentre mi depilavo. Bene, qua sono ustionata dalla piastra. Scusate l'estasi dei gatti dopo aver finito di cagare. Come non capirli dopo questa parentesi. Allora, vado a mettere questo qui di ColourPop, Super Shock Shadow Ultra Metallic Game Face, che era uno di quelli che io non ricordavo di aver ordinato e che si è rivelato uno dei più fighi. Questo l'ho provato, ma non l'ho provato da solo, l'ho provato, guardate che meraviglia, l'ho provato insieme all'altro, a Telepathy, però in effetti merita un trucco da solo. Tra l'altro, dopo che quando ho visto Laura che mi ha regalato un ombretto di Nabla, che secondo me si abbina perfettamente nella mia testa, e poi vediamo se viene fuori una cosa carina. Zoe, questa enfasi post cagata quando finisci?
Spero che renda, perché ovviamente dal vivo sono tutti molto più belli. Io l'altro giorno li ho fatti provare a Laura e Daniela dal vivo questi ombretti, perché vanno visti dal vivo e soprattutto toccati, perché sono una cosa stranissima da spiegare. Allora, nella piega lo vado a sfumare con questo pennello qua, che è un finto Real Techniques numero 201. Vediamo come funziona. Come setole la chiappa un po', insomma, vabbè. Cerco di sfumarlo, anche se adesso andrò a mettere l'ombretto in polvere. Che altro vi devo raccontare? Niente, appunto, adesso ho quest'auto. Ah, quest'auto sostitutiva è una 600 del 2003, tipo. ragazzi miei, premesso che io in vita mia ho guidato, ho imparato a guidare con la macchina di mio padre, che era una Clio vecchia. Poi con l'autoscuola ho fatto una ventina di guide, mi è costato tipo 400 euro solo di guide, ma purtroppo non avevo alternativa, nel senso che non ero più con mio padre, insomma, quindi cioè non avevo la macchina di mio padre a disposizione, quindi dovevo farle per forza a Palermo. E quindi ho speso un sacco di soldi e le ho fatte con una Panda, nuovo modello ovviamente. E una volta sola con una 600. Però io ricordo che quella 600 avesse il servo sterzo. Questa qui che mi hanno dato non ha il servo sterzo. Ragazze mie, mamma, ragazzi miei, anzi, che sono anche maschietti. Non voglio dimenticare Mauro Antonio, sempre nel mio cuore, ma non solo loro, ci sono anche altri, Nicola, Saverio, ce ne sono tanti. Insomma, praticamente sono senza servo sterzo. Non potete capire quanto mi sento impacciata. Oltretutto, io appunto non avendo molte esperienze con altre macchine, infatti, io quando mi dicono ah, guidare tu, io no, ho paura. No, perché non è la mia macchina, non è abituata. 6-7 anni ho portato sempre solo la mia macchina. Comunque, mi hanno dato questa. Tanto continuo, questa è Paprika di Nabla che mi ha regalato Laura. Lo prendo con questo pennello di Wacom E12, la sfumatura. Che credo, tipo, se non è la prima volta che provo quasi. Vediamo come ci sta. Il pennello non mi piace tanto. E quindi mi sento impedita perché, ovviamente, tanto per cominciare non sono abituata proprio con questo tipo di macchine, ma a quello ci ho fatto subito l'abitudine alla dimensione. Vabbè, è piccolina, quindi non è che ci siano problemi di dimensioni. Più che altro al servo sterzo i pedali sono tipo attaccati, cioè tipo io ho il 40-41 di piede, sti piedini, sti pedoni con sti pedalini fanno ridere. E quindi mi stanco tantissimo, torno a casa con il piede in tensione, è veramente terribile, però vabbè, almeno ho la possibilità di muovermi. Mi piace questo abbinamento, bellissimo. Paprika di Nabla, candidato a diventare un altro mio ombretto preferito. Tra l'altro dovrebbe essere uno di quelli con la nuova texture. Com'è che si chiama? Non c'è scritto qua. Tipo ultra matte, non mi ricordo. Comunque, con uno dei nuovi matte. Bellissimo, grazie cara, veramente bellissimo ombretto. Con Game Face la morte sua. Questo trucco si abbina perfettamente, anche se non si vede, ai miei pantaloni. Oggi ho rimesso dei pantaloni, ho messo per la prima volta, ce li avevo ancora attaccati col cartellino. Li avevo presi, credo da Piazza Italia, ma non so quanto tempo fa, probabilmente abitavo ancora a Catania, o qua, no, stavo a Bologna, però veramente tanto tempo fa. Perché li ho pagati, erano prestati 5 euro, ho detto senti io 5 euro qua non glieli posso lasciare, a prescindere, mi stavano stretti, però sapete quelle cose che a volte comprate oppure tenete nell'armadio come obiettivo, no? Ho detto prima o poi io dentro ci rientro, ci entro. Stamattina, e perché non li prendevo? Perché comunque non, li avevo provate, sia un periodo mi stavano ma un po' strettine, scomode, eccetera. Stamattina ho detto ma aspetta, vediamo, li ho rimessi, mi stanno comodissimi, perfetti. Ma non vi immaginate che io sia dimagrita chissà quanto, perché sono sempre oscillo tra i 69, 70, 68, 69, 70. Sto sempre lì.
Però mi sono asciugata un pochino, perlomeno muscolarmente parlando, quindi sì, sicuramente va molto meglio. Quindi, insomma, almeno sono riuscita a metterli e sono felicissima di questa cosa. Ok, mi mancava un ombretto opaco marrone, ho preso Tobacco di Defa, che è perfetto per questa funzione, e sempre con lo stesso pennello di Wacom ne prendo un pizzico. E lo metto nell'angolo esterno per dare un po' di dimensione. Era il Corriere Bartolini che oggi mi ha chiamato per dirmi che doveva portare una cosa. E ieri, che appunto io comunque sono stata in casa tutta la mattina, c'era scritto che la consegna era prevista fino alle 15:30, e poi mi è arrivato l'avviso di tentata consegna alle 4 e un quarto, parliamone. Ma io non ho dato nessun avviso, ma questi sono dettagli. Va bene. Comunque, credo di sapere cosa mi deve arrivare. Poi insomma ve la faccio vedere. Visto che comunque da quando mi è arrivata non ve l'ho mai fatta vedere, forse solo mezza volta ve l'ho fatta vedere. Credo sia la Beautiful Box. E quindi vi dicevo che oggi appunto vado da Sephora, voglio andare a spulciare un po' di novità, voglio vedere proprio anche le tendenze proprio del momento. Sotto vado a fare la stessa cosa, nel senso vado a mettere, no, metto Paprika direttamente di Nabla, ci metto una bella matita marrone. Poi vado a cercare la matita marrone di Wycon. Eccola qua. Mio amore. Un'altra cosa che valutavo di comprare da Sephora, è da un po' che in realtà ci bazzico intorno, sono le waterline di Urban Decay. Perché mi sconfinfera la consistenza, potrebbero essere una. Ovviamente ne prenderei una per iniziare. Ne ho sentito parlare solo bene, non mi ricordo. Ah, l'ultima volta le ho viste da Chiara? Può essere? No. Qualcuno che aveva comprato la marrone e quella color burro. Non mi ricordo più. Mascara, perché non voglio rovinare dopo la base. Come sempre, Fatal di L'Oreal. Ok, occhi fatti, andiamo a fare la base. Ormai, fino a quando non finisce, finirà e che finirà, andiamo a mettere questo. Voglio proprio vedere se ieri sera ho visto, mamma mia, io parlo per parentesi, lo so, il ragazzo per questa cosa mi ogni volta ho visto un video di Carlotta, Cherry Pandemonium, che ha fatto la presentazione della linea Kat Von D che viene lanciata qua in Italia, no? Da Sephora. E io oggi apposta voglio chiedere alle commesse, no, apposta, cioè mia informazione, voglio chiedere alle commesse se per caso arriva a Bologna. Ho i miei dubbi, visto che a Bologna non abbiamo Nars, non abbiamo Too Faced, quindi figuriamoci. Però voglio chiedere, voglio proprio vedere se sanno dell'esistenza di questo brand. Facciamo una scommessa. Secondo voi cosa mi risponderanno? Ah, che tristezza questa cosa, vabbè. A proposito di questo argomento, vi dico una cosa, io da qualche mese sono diventata formatrice, nel senso che mi mandano, oppure vado io nei punti vendita a formare nuove figure di beauty. In questo momento ho la mia prima ragazza che sto formando, anche se settimana di ferie, vabbè, ci pensa la mia collega, ma per il resto me ne occuperò io. Ed è una cosa bellissima, cioè questa penso sia la cosa più stimolante in assoluto. E per dirvi, no, che io sono tenuta ad andare a vedere le nuove tendenze sul mercato, insomma, le nuove uscite, eccetera, ma è giusto che sia così. Per me dovrebbe essere proprio obbligatorio per chi lavora in profumeria. Purtroppo viene ancora sottovalutata troppo questa cosa. Sono troppo contenta del trucco di oggi, mi piace un sacco. Allora, andiamo a mettere il nostro amico HD Liquid Coverage
di Catrice, ma stavolta sotto consiglio di una di voi, che l'ho letto proprio stamattina sto commento, voglio provarlo con mitico spazzolino. Questo proviene da AliExpress X, quindi non ha una marca. E come ho fatto a non pensarci? Cioè, in realtà non è che non ci ho pensato, è che questo nella pochette occuperebbe troppo spazio. Questo è il motivo per cui, per esempio, non me lo porto con me. Però in effetti non ci avevo pensato che potesse essere un ottimo metodo di applicazione, quindi proviamolo. Ieri ho visto che sono entrata ad Esselunga. Quello più piccolo perché c'è a Bologna. Ho visto che hanno messo, vabbè, a parte di natura siberica che non c'era neanche in quello dove vado di solito io, che mi viene più vicino. Visto che avevano anche espositori della linea colorista, quella dello spray per capelli, che nel frattempo credo vi avrò fatto vedere il video. Sì, con questo pennello è perfetto. Poi, solito bronzer. Butter bronzer di Physician Formula. Molti me lo chiedono dove lo compri. Io l'ho comprato da OVS al Pianeta, ma in teoria dovrebbero avercelo tutti, solo che in pratica, per esempio, ho visto che da Coin, da OVS Miarizzoli, cioè, perché me neanche a parlarne, era devastato questo, lo stand dei prodotti della Physician Formula, erano devastati. Tra l'altro costano pure tanto, questo costa tipo 19 euro, non è che costa poco. E vederli così proprio, mamma mia. Io non capisco perché, cioè il contrasto di OVS, no? Perché negli ultimi anni ha dato molta importanza alla profumeria, al make-up, perché ci hanno visto lungo, giustamente, che tira molto, ma se tu non lo curi, col cazzo che vendi? Cioè, io mi rendo conto, lavorando appunto in una profumeria, che i prodotti devono essere messi bene, altrimenti chi se li compra? Mi sono scordata di prendere un blush. Ma quanto sono cretina! Ma beh, tanto non so neanche che blush metterci. Vado a prenderne uno. Tempismo perfetto! Stacco la videocamera e sono il corriere. Mi hanno portato la Beautiful Box di febbraio, suppongo. Carina la scatola. Ogni scatola, devo dire, ogni mese le scatole sono una cosa più carina. La apriamo dopo insieme, già che ci siamo. Mo sto morendo dalla curiosità. Comunque, come fard, oh, perfetto, proprio l'ho visto, mi si è illuminato. Ho scelto l'ombretto di Boho che si chiama Carrot. Questo qua mi aveva regalato Giulia Cova, che sarebbe un ombretto, ma io ormai ho battezzato come fard, perché trovo sia, a parte che si abbina perfettamente proprio al trucco. Proprio il suo. Niente, per ora sto usando ombretti come fard. Ormai. Poi questo, cioè, a parte è bellissimo, essendo così piccino, cioè è perfetto da mettere nella pochette. Infatti mi sa che finisce nella pochette. E andiamo a mettere l'illuminante. Che anche oggi sarà quello di, anche oggi, io dico anche oggi, ancora in realtà quello che ho registrato ieri non so se lo caricherò perché no, il risultato non mi era piaciuto per niente. Comunque è l'illuminante di Wycon della collezione Lucille, Juliette. Bellissimo, mi piace un sacco questo illuminante. A questo punto vado a mettere la tinta labbra, che sarà quella di Diego Dalla Palma, la numero 4. Benissimo, ma la metto fuori camera perché voglio metterla perfetta. Allora, questo è il risultato finito, quindi ho messo la tinta di Diego Dalla Palma numero 4, che ogni volta che la metto rimango incantata. E tra l'altro non riesco più a trovare l'altra che avevo comprato. Mi sa che andrò a ricomprare perché, cioè, io non lo so.
mi fa rabbia, ma non la trovo. Ho anche fatto diverse pulizie nel frattempo in casa, niente. I capelli, tra l'altro, sono riuscita a recuperarli un po' mettendogli un po' di spray di Bumble and Bumble, quello il surf spray, come si chiama. Non mi dispiace, no? Non li posso stirare sempre perché facendo lo shampoo un giorno sì, un giorno no, durante la settimana. Magari il venerdì, che poi tanto arrivo fino a lunedì, li posso anche piastrare, ma non tutte le volte che faccio lo shampoo. Allora, già che ci siamo, apriamo. No, già ho letto una cosa che mi piace. Allora, appunto, apriamo la Beauty Box di questo mese. È la prima volta che lo faccio, nel senso che di solito l'ho fatto vedere solo una volta, le altre non ve l'ho fatte vedere perché sinceramente non. A parte l'ultimo che c'era un prodotto interessante, ma tutto il resto no. Del prodotto interessante poi ve ne parlo nei prodotti finiti. Questa è quella di febbraio, che è fatta così, è molto carina. Dietro è raffigurata così. E ho letto questa cosa qua che già mi è piaciuta. Dov'è? Dove l'ho letta? Qua. Dark Lips. Vediamo, l'apro con voi. Ah! Questa è figa, già mi piace. Cioè, perlomeno, già ho visto due o tre cose che mi ispirano. Ma vediamo. Allora, questo è il contenuto. La prima cosa che mi ha colpito sicuramente. Oh, che buono! È una. Ah, non è una Yankee Candle. Cazzo, sono rimasta male. La grafica era la stessa. È un votivo, Village Candle, non conoscevo, devo dire la verità. Si chiama Rendezvous ed è ha una profumazione maschile. Già mi piace per questo. Infatti mi ricordava visivamente proprio una di Yankee Candle scura, che non mi ricordo. Vabbè, comunque, questa sicuramente stasera l'accendiamo. L'accendo a casa del mio ragazzo. Mi ispira. Buona. Poi, c'è una cosa che ecco, a prima vista sembrava una crema mani dell'Occitane. E invece no. There are more stars in the sky than there is sand on this earth. Non so se l'ho letto bene più o meno, ecco. L'inglese lo so leggere a tratti, alcune cose sì, altre no. Ci sono molte stelle nel cielo. Che sabbia su questa terra? Più o meno? Ci sono più stelle nel cielo che sabbia sulla nostra terra, vabbè. Ci sono questi orecchini che sono carini, peccato che io praticamente l'altra volta nell'ultima box c'erano un paio di orecchini e ho provato a metterli, ma sono orecchini? Ma cosa sono? Come si mettono questi? Manca, non c'è un gancio. Come si mettono? Boh. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque, c'è se dentro c'è sempre la cartolina che dice appunto come si fa. No, ci dovrebbe solo degli orecchini. Sì, ecco. Sì, no, ma sono carini, cavolo, ma perché mi si sono otturati i buchi? Io li metterei anche. No, poi ci provo. Vediamo se ho dei buchi che ormai non mettendo mai orecchini. A volte tendono a otturarsi, no, ma sono carinissimi. Vedete? Questa è la foto. Tra l'altro, mi starebbero anche, perché secondo me non stanno bene tutti gli orecchini, perlomeno io non mi ci vedo perché non essendo abituata, giustamente. Oddio, ho visto delle cose fichissime dentro. No, stavolta mi ispira sta box. Di solito, vi dico la verità, non ho trovato cose particolarmente interessanti. Oppure, magari ce n'era una per tutta la box, e allora capite che. Non so se l'ho detto, no, non credo di averla detta, di averlo detto, è questa è la box del forum al femminile. Lo smalto è bellissimo. Allora, questo colore qua, ha una bella formula. E il pennello è anche finalmente un pennello piatto. Questo lo proverò sicuramente, non appena riuscirò a mettere lo smalto alla fine della mia cura. Poi, c'è cioè, questa crema mani. Made in France, sembrava in tutto e per tutto una crema mani dell'Occitane, vista così. Polar, Nuit Polar Night, ma vorrei capire chi gliela produce. Ma l'inci non mi sembra, cioè non è paraffinoso, ma adesso la provo subito visto che ancora stamattina non ho messo crema mani. Comunque è una box a tutti gli effetti, quindi nel senso se ci si abbona, poi si può disdire l'abbonamento, insomma come ormai le box che conosciamo tutti. Vediamo com'è. Profumo buono.
profumo fresco, leggermente maschile, quindi mi piace di più. Io per ora consumo creme mani da far paura, metto tantissime volte al giorno, quindi proprio le consumo. Devo tenere morbide il più possibile le cuticole, altrimenti io gli faccio fare una brutta fine. Poi vedo una matita, Polarize Black Eye Pencil, matita nera. Vediamo. Giustamente mo ho messo la crema, ma è una matita nera, insomma. Speravo fosse in realtà una matita labbra, visto che c'era scritto Dark Lips, ho detto magari. Allora, e poi leggo qua un Delicious Cosmetics colore Beautiful. Io la marca non la conosco, ammetto. Qua vedo scritto comunque per Beautiful, Delicious Cosmetics per Beautiful Box, quindi è un'edizione fatta apposta. Fico! Cazzo, non sembra. Mi sono già truccata, però vabbè, in effetti ci stava meglio questa. Comunque, sembra una tinta labbra. Che figo! Questa la proviamo subito. Bellissima! Bella, bella, bella. La proviamo domani. Questo è il colore. Bellissimo. Bello. Spero sia. Qui qua non c'è scritto. Ah, liquid matte lipstick, quindi dolce matte lipstick, quindi è una tinta labbra. Cioè, è un no. Non è detto che sia una tinta, è un rossetto liquido matte. Non è detto che sia una tinta. Ma adesso aspetto, vediamo se si asciuga. Il colore è stupendo, cacchio, ma perché? Mannaggia, ci stava anche bene con. Vediamo accanto a quella di Diego Della Palma. Ci sarebbe stata anche bene con il trucco. No, è più, vabbè, quella di Diego Della Palma è più marroncina. Però col trucco si sarebbe stato pure bene. Vediamo, magari la metto di pomeriggio. No, la volevo provare, mannaggia. Allora, cosa c'è scritto? Niente di meglio che un tono nude per far risaltare al massimo le labbra scure. Comincia applicando la miracolosa crema Nuit Polaire di Polar. 25. Minchia! 25 ml costa 21,45 euro. Pelle perfetta ed effetto wow garantito. Ma è una crema mani? No, mi sa che è una crema viso questa. Mi sa proprio che ho una crema viso, io l'ho messa per le mani. Vabbè, sì, in effetti sembra una crema mani. No, come crema mani non c'è male. No. È una crema labbra? Oh, ma aspettate che cerco di capire qualcosa. Ma allora, facciamoci così. Qua io non riesco a capire se questa sia una. Qua nell'immagine la vedo applicata sulle mani, ma in realtà parla di. Cioè non si capisce. Pelle perfetta, effetto wow garantito. È un 25 ml, ma io magari penso la userò per le mani. Ma ovviamente la proverei anche sul viso, vediamo. Tanto non contiene schifezze varie, cose varie. Poi, dopo aver idratato le labbra con cura, è ora di renderle belle. Affidati al nostro Dolce Matte per Beautiful. Di Delicious Cosmetics 9,50 euro e applicalo sulle labbra. È bellissima, si sta asciugando comunque. Mamma mia, è fichissima. E se hai labbra sottili? Se hai le labbra sottili, un colore scuro potrebbe per effetto ottico farle sembrare ancora più fini. Quindi niente panico, basta rimodellarle con una matita per labbra dello stesso colore del rossetto per sottolineare e esaltare i contorni naturali della bocca. Vabbè, lo sapevamo. Consiglio top: hai quasi finito con le Dark Lips. Per un risultato ultra clean, usa un correttore per delineare il contorno delle labbra e mascherare eventuali piccoli errori di applicazione. Anche questo lo sapevamo. Però vabbè, c'è chi giustamente non lo sa. Per mettere in risalto le labbra e evitare un sovraccarico di make-up, opta per un trucco occhi minimal. Non è detto, non vorrei peccare di presunzione, però questo è un trucco comunque non minimal, però non mi pare stia male con le labbra scure, insomma. Poi casca a fagiolo proprio questa box in questo preciso momento. Sottolinea semplicemente lo sguardo con la matita nera Polarize per Beautiful, costa 3,50 euro la matita, applicandola lungo il bordo delle ciglia superiori. Crea un ambiente caloroso per perfezionare il tuo rituale di bellezza. Accendi la golosa candela di Village Candle 2,60 € per rilassarti con le sue dolci note profumate. Un'atmosfera avvolgente ideale per riscaldare le tue unghie dopo l'applicazione dello smalto Cherry Night. Cioè, praticamente. No, infatti, nella foto vedevo, cioè, la candela accesa sopra lo smalto. Ma questa sono curiosa.
un piccolo riposo in attesa della sua asciugatura. Fatto, indossa infine il tocco finale del nostro look invernale, delicati orecchini beautiful, 10 euro. Ecco fatto, deliziosamente dark, il tuo look non è mai stato così elegante. No, questa è carina, devo dire, come box, ma adesso io provo a mettere questi orecchini, vediamo se ci riesco, me li faccio vedere. Ed ecco un'ornella come non l'avete mai vista, con gli orecchini. Oddio, mi fa stranissimo. Ma no, sapete che non mi dispiacciono questi orecchini? Non lo so, forse due sono troppi, io forse ne metterei solo uno. Ditemi se sbaglio. Boh, cioè, tutte e due così... Però mi piace questa cosa, o perlomeno metterei intanto una perla più piccola. Questo è un po' troppo grande. però non mi dispiace questa tipologia qua. Potrei farci un pensierino. Il mio problema è che sono allergica. Quindi credo che la mia tolleranza per questi orecchini sarà molto bassa. Adesso quando lo vedrà il mio ragazzo impazzirà, perché lui non fa la testa tanta con gli orecchini. Ma io che ci posso fare? Se sono allergica, non riesco a vederli. Comunque intanto la tinta si è seccata e si è asciugata. Quella di Diego Dalla Palma, come vedete, non si asciuga mai completamente. Però è proprio questa che la rende confortevole. Probabilmente questa magari sarà un po' di... cioè di quelle che un pochino seccano le labbra, però sicuramente è bellissima e domani la provo. E basta, mi sa che questo video si è allungato ancora di più con questa cosa. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao. È un'ornella come non l'avete mai vista, gli orecchini.